Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Will of the Wisps, registrato in 4K e 60 fps da PC. Nello scorso episodio... Oh, cosa abbiamo fatto nello scorso episodio? Abbiamo battuto Quolok. Sì, avete sentito bene. Se volete scoprire il perché abbiamo dovuto battere Quolok per riprendere la forza della foresta, andate a vedere lo scorso episodio perché è qualcosa di magnifico. Detto ciò, in questo episodio, dopo un picco di trama così importante, vorrei dedicarmi a qualcosa di un po' più secondario, a fare delle missioni, fare un pochettino di backtracking, andare a, insomma, a fare un po' di missioni. Tra l'altro questo non avevo ancora riconsegnato la sua bussola, ok? Va bene. allora, andiamo prima di tutto a fare la gara che c'è qui, ok? Si parte da qua e si arriva lassù in cima. Quindi andiamoci. Per l'appunto questo episodio sarà un po' più rilassato. Facciamo un po' più di cose secondarie. È anche giusto dopo il picco sia di gameplay che emotivo dello scorso episodio. Ok, da questa parte. Tanto con lo scatto acquatico dovrebbe essere tutto più semplice. Ed ovviamente è grazie allo scatto acquatico che possiamo fare quella gara. Altrimenti non ci riusciremmo. Ecco qua. Proviamo a farla, vediamo com'è. Dobbiamo andare di su, laggiù. Le trappole sono ferme, ovviamente. Non si muovono, non ci sono mostri. Poi dobbiamo salire. Dobbiamo andare qua su. E arrivare fino lì. Non mi ricordo di preciso il percorso, come venga fatto. La prima è sempre di prova. Vediamo un po' anche come si comporta il fantasma. Ok. Ah, è vero, posso salire usando le bolle. No! Mannaggia me. No, ho già perso. Devo usare meglio la planata. Magari posso ancora recuperarlo? No, non credo. Lui è già arrivato, vero? Ah, qua poi devo usare il rampino. Ok, sì. E di nuovo il rampino per arrivare su. Ok, riproviamo. Riproviamo perché siamo stati fregati dalle bolle. Ora sono molto più preparato. E vediamo di farcela. Seminiamolo. Ok, via, via, via. Ah, ma lui va su da lì. Furbo il bastardo. No. Ok, battuto. Di pochissimo. Ottimo. E questa è fatta. Poi andiamo qui e prendiamoci quel minerale dei Gorlek che era rimasto indietro. Forza Ori, ce la puoi fare a teletrasportarti. Come vi dicevo nei primi episodi, questo gioco è esoso a livello di risorse, eh? Quindi è normale che abbia un po' di rallentamenti. Allora, tu non mi piaci, però qui posso far così. Allora, prima di tutto posso eliminare questo mostro, perché via, grazie. E qui per salire si fa così. Sfera di luce, ve la ricordate? Presa sulla vetta di Baur. Ok, preso il minerale. Ottimo. Ora possiamo andare da questa parte. Sì, grazie, lo so che ho preso il minerale. Allora, qui sotto non abbiamo esplorato, ma è perché effettivamente non c'è niente da vedere. Non so perché non mi, mi faccio esplorare la mappa in quel modo. Ok. Mentre qui sotto abbiamo la corrente che prima non potevamo sfidare per prendere dell'altra esperienza. E quassù il Moki che voleva parlare con Quolok. Quolok, se n'è andato? Cosa faremo noi Moki? Grande guardiano, grande maestro, muscoso e saggio. Devo porgere i miei rispetti, ma non sono abbastanza forte da tornare alla palude. Questo amuleto, Quolok me lo diede tanto tempo fa.
Potresti portarlo al suo lago, nella valle? Certamente. Amuleto. Era stato donato da Quolok a un piccolo Moki per infondere un po' di coraggio. Porta l'amuleto all'altare di Quolok, lo porteremo. Mi dispiace non poter venire, ho bisogno di stare un po' di tempo per conto mio. Va bene. Ora qui abbiamo un altro posto da esplorare che non avevamo esplorato prima. No, grazie, basta bolle. Ovvero qui sotto, esattamente, non potevamo passare, ora possiamo farlo. Abbiamo preso dell'altra esperienza. Abbiamo un bel po' da spendere. E qui direi che abbiamo fatto quasi tutto. Possiamo, volendo, andare quassù. E sì, volendo si può fare. Dai, andiamo lì. Tanto siamo già qua. Ecco qua. Ah, grazie. Grazie, grazie gioco. Cioè, grazie gioco, sono io che sono rimbecillito. Allora, scendiamo. Ora possiamo anche sfidare la corrente, anche in questo caso per prendere quest'altra esperienza. E possiamo andare qua giù. O meglio, da dov'è che si passa? Di qua, perfetto. Andiamo da questa parte. Come vi dicevo, grazie allo scatto acquatico, è tutto molto più interessante da esplorare. Allora, qui avevamo già fatto tutto, vero? Vediamo un po', eh. Lì ci sarebbe l'esperienza da prendere. Ce la prendiamo. Ce la prendiamo uccidendo però quel mostriciattolo prima. Via. Esplodi, grazie. Bravo. E ci prendiamo questa esperienza che era mezza nascosta. Poi, qui abbiamo esplorato praticamente tutto, ma dobbiamo scendere per esplorare quest'altra zona. Fermi voi lì. Che ora possiamo fare perché abbiamo lo scatto acquatico. Qui possiamo aprire lo shortcut. E possiamo anche scendere qui sotto e vedere finalmente cosa c'è. A parte una pianta malefica. C'è una sfera, una cellula vitale. Buono, dai. Vita massima aumentata. E avendo fatto anche questa zona, direi di tornare alle radure della sorgente. Cigliamocela un po' in questo episodio, rilassiamoci. E vediamo cosa ci dice Grom. Sai, spirito, per un attimo ho davvero pensato che la situazione sarebbe migliorata. Per alcuni la speranza ha abbandonato Niwen insieme agli spiriti del passato. Quolok non si è arreso e ha salvato tante vite. Farò del mio meglio per portare avanti il suo lavoro, ma ora mi sento più solo. Mi mancherà. Oh, che carino. Possiamo costruire un po' di roba. Allora, direi di fare questo, riparazioni delle dimore. Fantastico, mi do subito da fare. E finalmente costruiamo le dimore dei Moki, che fu una delle prime missioni che ci fu data quando arrivammo alle radure della sorgente. Le case dei Moki sono complete e non avranno bisogno di riparazioni per parecchio tempo, ora che sono state fabbricate dai Gorlek. Perfetto, costruiamo anche questo. Libera l'ingresso della grotta. L'ingresso di quella vecchia grotta sembra che stia per crollare, ma noi Gorlek abbiamo imparato un paio di cose sugli scavi dopo che siamo fuggiti dalle miniere. Con del minerale lo posso riparare, vai. Fantastico, mi do subito da fare. Ricordate, qui c'era il Moki che ci chiedeva di recuperare la ghianda, che gli aveva regalato una piccola Moki. Quella grotta è sicura e può essere esplorata. Beh, perlomeno l'ingresso è sicuro. Fai attenzione laggiù. Perfetto, ora non possiamo fare più niente, anche volendo, ma possiamo andare a parlare al Moki che c'era qui, che ci chiedeva della casa. Grom ha costruito una bella capanna e una bella capanna può diventare una bella casa. Se vai a est, ovvero nel Bosco Silente, potresti dire alla mia famiglia che ho trovato una nuova casa? Vivono nella prima capanna vicino all'ingresso del Bosco Silente. Ti pagherò per l'aiuto. Tieni, potresti aver bisogno di questa chiave. I boschi sono pericolosi, ora più che mai. Perfetto. Chiave della capanna. Questa piccola chiave di legno sblocca una capanna vicino al Bosco Silente. E ci andremo in questo episodio. Prima però qui diamo il cappello a questo Moki. Oh ciao, hai un bel cappello. Posso averlo?
La luce in queste radure è troppo forte per me. Ti do in cambio questa lanterna vuota. I miei giorni al buio sono finiti. Ora iniziano i miei giorni all'ombra. Ed ora abbiamo la lanterna. La candela all'interno si è completamente sciolta, però non sappiamo ancora a chi potremmo dare la lanterna, eh? Trova qualcuno in cerca di luce, anche se abbiamo idea di chi potrebbe essere in cerca di luce, o meglio, dove potrebbe essere qualcuno in cerca di luce. Allora, lì abbiamo un ranietto, a cui voglio parlare. In questa parte delle radure mi sento a casa. Ah, perfetto, così, basta, finito. Qui forse possiamo attivare la corrente d'aria. No, niente, è messo solo per farti danno qualcosa. E per far sentire a casa il ragnetto lì che non dice nient'altro. Queste non si rompono, niente, quindi saliamo su. Via. Guardate, tra l'altro il Mocky si è messo davvero il cappello. Ok. Motai, cosa dice Motai? Ho visto cosa ha fatto Stridula alla tua amica Ori. Mi dispiace davvero. Credo che Ku le ricordasse qualcosa, qualcosa che odia. Anche lei un tempo era piccola, vulnerabile. Preferisce non ricordarselo, Ori. Ma c'è qualcosa di cui non si è resa conto. Ku è forte, io lo so, la stavo osservando. Questo ce l'aveva già detto in realtà. Vediamo quante volte sono morto. 48. Bene così. Tu sei proprio utile solo per questa cosa, Motai, vergognati. Sei utile solo a far deprimere i giocatori. Possiamo entrare nelle capanne dei Mochi. E ovviamente abbiamo anche dei premi per averle costruite. Come? Questa gigantesca esperienza. Qui ho incontrato molti Mochi. Portiamo con noi la saggezza di Quoloch. Ogni notte raccontiamo le sue storie. Sulla luce, sulla palude e sul declino. E su uno spirito che è venuto ad aiutarci. Quella è la mia preferita. Che tenero. Usciamo. Abbiamo forse altre casette dei Mochi in cui possiamo entrare. Vediamo, eh. Non credo. Tu cosa dici? Sono io, Mok il coraggioso. Tu non mi avrai mica dimenticato? Nessuno può dimenticare la mia battaglia epica contro il feroce Ululo. Spargi la voce, solleva il morale. Lui è il Moki che avevamo incontrato nel secondo o terzo episodio. Terzo episodio probabilmente. O forse quarto. Quello che ci chiedeva di prendergli una lancia. Una zanna di Ululo, volevo dire. Allora, se non sono di qua altre capanne dei Moki, non ci sono proprio. Ok, qui sembra che non ci siano. A questo punto proviamo a scendere nella grotta buia per recuperare la ghianda del signor Mokiri. Qui abbiamo ancora la sabbia, qui non possiamo andare. Vediamo cosa mi dice ora. Grom è venuto e ha allargato il foro. In che senso? Non era un piccolo foro, ma una grotta intera. Ti servirà una luce per scendere laggiù. L'oscurità fa male. Si dà il caso che noi abbiamo la luce che ci serve. Questa. Abbiamo anche un bel po' di energia qui, messa apposta per ricaricarci. E noi possiamo andare grazie alla luce che abbiamo preso nella tana del ragno. Nelle profondità di legno marcio, tecnicamente. Qui si può scendere in acqua. Tra l'altro questa grotta è anche abbastanza sicura, cioè non ci sono mostri. Era una grotta abbandonata praticamente. E se non sbaglio non ci sono nemmeno collezionabili, a parte ovviamente la ghianda. Ghianda a forma di cuore. Un dono prezioso per un timido Moki. Ok, continuiamo a scendere di qua. Di qua cosa c'era? Niente, esattamente. Ci sarebbe stata l'aria per respirare, nel caso in cui qualcuno ne avesse avuto bisogno. Datemi dell'energia, perfetto. Ed ora saliamo. No, meglio. Ecco, fatto così. E siamo tornati al punto di partenza. Possiamo ritirare la luce e consegnare la ghianda al Moki. La mia ghianda, l'hai trovata. Non la lascerò mai più. E come ricompensa ci dà un po' di esperienza. Perfetto, di qua non si può andare. Ok, a
A questo punto, prima di andare via, vorrei comprare un po' da Twillen. Vuoi perfezionare? No, voglio acquistare questo, precisione, sì, che contro i boss e le boss fight è ottimo. Grazie per l'acquisto e voglio anche potenziare dei frammenti. Potenzio spericolato. Vai. Bene. 2 volte, 3 volte, vai così. E colpo critico, precisione, sì, colpo critico sarebbe. Poi slancio spirituale, vai. Allora, spina potrebbe essere interessante. Catalizzatore. Ni. Magnete. Vabbè, magnete solamente per comodità. A questo punto, dai, potenziamo anche spina. Perfetto. Abbiamo speso tutto quello che potevamo spendere. A questo punto, proseguiamo da questa parte perché all'era 2 abbiamo ancora qualcosa da fare. Allora, innanzitutto parliamo con Toc. Squawk? L'avevo già detto che questa terra ha fatto una brutta fine, ma è la prima volta che lo percepisco veramente. Quarlock non era soltanto il guardiano della palude di Acquanera. Ci aveva fatto sperare che avremmo potuto fermare il declino, o perlomeno rallentarlo. Ora, quella speranza è riposta in te e nei fuochi fatui. Buona fortuna, spirito. Ok, ripete il dialogo. Mentre di qua abbiamo. No, non abbiamo Thulei. È più in là Thulei. Però possiamo forse parlare con questo Moki. Ho saputo che un grosso mostro con i tentacoli stava bloccando la grande ruota e tu l'hai sconfitto. Divertente, molto divertente. Come potrebbe un piccolo spirito affrontare un grosso mostro con i tentacoli? Impossibile. Beh, l'ho fatto tecnicamente. Con lui forse ci avevo già parlato, con questo Moki. Sì. Qui sopra non abbiamo nulla, vero? Nope, non ancora. Non ancora, esattamente. Mentre qui abbiamo Thulei. Salve. Speravo ti piacesse la mia capanna. Immagina com'era prima che il ghiaccio la ricoprisse. Un momento, è un seme quello? Vi ricordate che quando siamo andati sulla vetta di Baur siamo stati nella sua capanna? E abbiamo anche trovato un seme? Il seme di una pianta primaverile, lasciato lì a gelare, in quel luogo freddo e vuoto? Ciò nonostante è rimasto aggrappato alla vita. Non sono incredibili la forza e l'ostinazione di un seme così piccolo? Vai, piantiamo il seme abbandonato. Pensavo di aver salvato tutti i semi. Ma credo di averne lasciato uno al freddo ed è sopravvissuto lo stesso. Vai. Allora, cominciamo. Non mi preoccuperei di calpestare le piante molleggianti. Sono carnivore, ma mangiano molto di rado. Le ho viste una sola volta in azione nella mia vita. Perfetto, e piantiamo anche Diletta della Falena di Fuoco. No, diletto della falena di fuoco. Con i giorni che diventano sempre più bui dopo il declino, per i caccialuci è sempre più difficile trovare la luce di cui hanno bisogno per i loro bulbi pendenti. Vai. Hai mai visto una falena di fuoco? Sono creature belle e luminose, non sanno resistere ai caccialuci. Volano da un bocciolo all'altro, seguendo la luce. Perfetto, non abbiamo più nulla. E a questo punto andiamo solamente a parlare con Offer. Qui. No! Stupida pianta. È sempre un piacere perfezionare le tue abilità? Sì. Allora, il prossimo acquisto sarebbe in realtà questo, che è buono. La lancia direi di non usarla in questo gameplay perché a parte che ci farebbe spendere tutta la nostra esperienza. Però è utile in determinate build. Magari verso la fine la prendiamo, per ora no. E a questo punto direi di concludere andando qui sotto. Di qua. Esattamente nell'acqua. E forse c'era qualcosa che non riuscivamo a prendere prima, esattamente quell'esperienza lì. A lui avevamo già parlato. Presa. Mentre di qua ci dovrebbe essere la sabbia, se non ricordo male, no? Vediamo, eh.
Sì, esattamente, sabbia con lupo qui dentro, ma di lupo non ci interessa per ora. Noi vogliamo andare al Bosco Silente, perché concluderemo questo episodio con un altro piccolo, picco emotivo. Concludiamo la missione del Moki, che ci ha dato la chiave per andare a recuperare. Ad avvertire, per meglio dire, la sua famiglia di tornare alla radura della sorgente, ora che abbiamo costruito una casa per loro. Andiamoci, è da questa parte. Qui c'era l'albero moribondo del Ki. E la capanna del Moki è questa qui. Ora possiamo entrare. Vieni, premi X per sbloccare la porta. E possiamo entrare. Oh no, questi mochi sono rimasti troppo a lungo a contatto con il declino. Si sono trasformati in pietra insieme al resto del bosco. Eh già, questa era la famiglia del Moki. C'era la moglie, il figlio e forse un altro figlioletto ancora più piccolo qui. Era un simbolo di affetto, ma ora è grigio e rigido. Torna dal padre Moki con la triste notizia. Torniamo dal padre Moki con la triste notizia, ragazze. È giunto il momento. Andiamo. Spirito, hai trovato la mia famiglia nel Bosco Silente? Quella è la bambola del mio cucciolo. Ma è di pietra! No! Devo andare a casa. Tecnicamente abbiamo finito la missione. Possiamo anche entrare in questa casa, che prima c'era preclusa, e prendere la nostra ricompensa. Ma c'è un'ultima chicca che voglio farvi vedere di questa missione. E se noi tornassimo nella capanna del Moki? Lo troviamo qui. Pietrificato insieme alla sua famiglia. Ora bene, e su questo quadretto molto triste, il video finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video.